Benvenuti in questo nuovo video. Anche in questo video si parla di extension, ma alle ciglia, questa è la settimana dell'extension. Perdonatemi la ripetizione, ma siccome continuo a postare su Instagram, insomma, i miei aggiornamenti e le mie cose, voi mi continuate a chiedere di farci video. Sono super contenta quando interagite con me, mi chiedete: Gloria, fai video su questo, fai video su quello, perché almeno mi aiutate a fare dei video diversi da quello che normalmente farei. Sono qui oggi per parlarvi di queste cosine qui che ho appiccicate qua sopra già da ormai un mese e più. Sì, oramai quasi 5 settimane. Ho fatto l'extension alle ciglia perché, per chi mi segue su Fairland, che è il mio secondo canale dei vlog, oramai già da un po' i weekly vlog, insomma, li carico su questo canale, vi consiglio di andarlo a seguire e iscrivervi anche lì per sapere, insomma, più fatti miei sulla mia vita privata. E vi avevo portato con me quando ero andata a fare il refill alle unghie e l'allungamento alle ciglia. Per me era la prima volta, adesso devo andare a fare proprio il refill anche alle ciglia, stavo dicendo alle sopracciglia. Mi sono trovata bene, sono andata da Isabella, è bravissima, ve la straconsiglio per chi fosse della zona Gallarate, Cardano, insomma provincia di Varese, si chiama Nail Lover Varese, ma non è a Varese, è a Cardano al Campo, in via Gramsci. Vi lascio comunque nell'info box tutti i dettagli di questo negozio. Per me, dicevo, era la prima volta, ero molto molto agitata perché, avendo questa paura, proprio questa mania delle ciglia, cioè io ho proprio una fobia, ecco, degli occhi, perché qualsiasi cosa mi entra negli occhi, sto male, cioè che siano ciglia, polveri o qualsiasi cosa proprio che viene a contatto con l'occhio. Oh, inizio a star male, cioè per togliermelo piango. No, adesso ho un po' superato questa paura. E per me fare le ciglia era un passo veramente da gigante, cioè proprio era una cosa fuori dal comune, farmi stare lì con un cerotto appiccicato tra le due palpebre per 3 ore o quasi, insomma. Quindi per me è stata una grande sfida, ho voluto provare questa cosa e come mi sono trovata? Allora, partendo dal principio, il trattamento è durato all'incirca 2 ore e mezza. Quindi sono arrivata con la mia faccia struccata, il mio viso struccato, senza residui di make-up, proprio zero, sulle ciglia super struccate. Mi sono sdraiata su questo lettino, lei si è preparata appunto tutte le ciglia ad applicare. L'applicazione che mi ha fatto è a ciuffetti, se non sbaglio si chiama 3D, comunque proprio un effetto super volumizzante. Ho sempre avuto una mancanza di ciglia nella parte esterna dei miei occhi, perché avendo la fissa delle cose che mi entrano negli occhi, qualsiasi ciglia si gira, io la sera sono lì che me le stacco, tutte quelle girate, tutte quelle che comunque mi danno fastidio, sono corte, stanno iniziando a girarsi, a crescere strane, io prendo e me le stacco. So che non si fa, cattiva Gloria, però c'ho sta fissa, non posso oramai, vabbè, non posso. Mi è passata perché sono 5 settimane che non mi tocco gli occhi, con la scusa che ho sta cosa, che ho ste ciglia, non me le sto più toccando. Niente, ho voluto fare questa cosa proprio perché mancavano. Infatti adesso vi farò vedere come erano le mie ciglia prima e come sono dopo il trattamento. Prima di tutto mi ha fatto uno shampoo alle ciglia e so che può sembrare strano, ma è stato un vero e proprio shampoo per togliere ancora di più i residui di trucco. Me le ha pettinate con questo scovolino in silicone fucsia, bellissimo, che poi mi ha lasciato proprio per pettinare le ciglia durante, insomma, il trattamento e dopo. Sono stata incerottata perché appunto c'è questo cerottino a forma di goccia, sì, più o meno, che proprio va messo in questa parte qui per separare la palpebra inferiore dalla palpebra superiore. Questo perché la colla che si va ad utilizzare è molto molto potente, visto che dura quasi un mese e più. Questa colla, come le colle per ciglia finte, non so se avete mai usato ad esempio quella di Essence, la Frame for Fame, che ho sempre adorato e sempre utilizzato. E ve la consiglio perché costa veramente poco ed è buonissima. Questa colla, quando l'andate a stendere sulle ciglia, poi andate ad applicare le ciglia finte, un po' sa di menta, quindi vi entra questa cosa al mentolo negli occhi che fa un po' lacrimare. Questa colla per l'allungamento è molto simile perché ha questo sentore di mentolo che va a raffreddare l'occhio, quindi vi si asciuga un attimo e se viene a contatto proprio con l'occhio, con la palpebra o con la pelle, si arrossa un pochino, quindi il cerotto serve proprio da protettore, ecco, tra le palpebre, tra le ciglia, tra l'occhio e la colla. Quindi, dopo aver applicato questo cerotto, che per me era il passo da gigante da fare, cioè proprio per me era la fobia più grande, il cerotto nell'occhio, devo dire che non è stato poi così male, perché per stare 2 ore e mezza con questo cerotto
non è stato poi così male, era molto fresco, poi sono stata sdraiata quindi mi stavo anche tra virgolette rilassando. Dopo l'applicazione delle ciglia lei è molto minuziosa, molto molto brava, veramente le devo fare i miei complimenti perché ha una manualità e una dedizione verso queste cose proprio piccole, queste cose minuziose. Super top, bravissima veramente. Quindi mi ha applicato questi ciuffetti sulle ciglia e la cosa dell'allungamento che molti non sanno è che pensano che si vede lo stacco tra le vostre ciglia e le ciglia finte, invece no, perché a parte che sono, se non erro, ciglia comunque naturali, vere, o comunque se sono sintetiche sono fatte veramente molto molto bene, ma credo che queste siano quelle vere, non vorrei più dire una cavolata, e vengono applicate proprio sulla ciglia naturale, non vengono applicate sulla pelle proprio perché la colla poi si stacca, ma viene applicata sul pelo naturale. In questo modo la colla ha una perfetta adesione al pelo, alla ciglia, e dura quelle settimane che serve per rimanere lì. Ecco, non si vede lo stacco proprio perché avete un allungamento, proprio un extension del vostro pelo naturale, e questa è una cosa fichissima perché voi non dovete metterci il mascara, non dovete farci niente, perché non serve proprio niente, non serve eyeliner, non serve mascara, sembra che avete già l'occhio super truccato. Io l'ho fatto proprio per provare questa cosa, mi manca anche mettermi le ciglia finte, devo essere sincera, però questa cosa di svegliarsi e essere già truccate vi assicuro che è una ficata pazzesca, quindi l'ho voluto provare, ho detto ma sì, proviamola. Adesso devo fare il refill, quindi vi saprò dire anche il refill come sarà. Non devono venire a contatto per 24 ore con l'acqua, infatti mi ha sconsigliato di lavarmi gli occhi per non andare a compromettere l'adesione della colla col pelo delle vostre ciglia naturali. Mi è sconsigliata anche l'applicazione di mascara e di, come vi dicevo, di prodotti sulle ciglia, proprio perché poi non vi dovete andare a struccare le ciglia. Quindi che cosa fa Gloria quando si strucca con l'extension alle ciglia? Normalmente prendo una salvietta e passo il dito in questo modo, quindi vado a trascinare con la salvietta tutto il make up senza ovviamente andare a toccare le ciglia, e poi faccio la stessa cosa nella parte inferiore, e poi dopo vado ad utilizzare la mia schiumettina senza oli, quindi niente cose oleose, niente creme, niente cose sulle ciglia, mi raccomando, perché l'olio va a sciogliere la colla, e vado a struccarmi stando molto molto attenta. Ci metto un pelo di più, però comunque riesco a struccarmi ed è una cosa super fattibile, non è vero che è noioso, palloso, ci vuole tanto tempo, basta un attimo di accortezza nello struccarsi, come dovreste fare poi normalmente, perché questa zona già è molto delicata di suo, e ovviamente non è che vado a struccarmi tutta così come se fosse uno spot pubblicitario, però vado meno energica di tante persone, e questa zona è veramente molto delicata, quindi già dovreste struccarvi in modo delicato per non andare ad assottigliare ancora di più questa zona qua. Detto questo, dopo 4 settimane andate a fare il refill, perché ovviamente i ciuffetti vi vengono via, quindi è normale che all'inizio cadono e anche verso la fine, giustamente sono ciuffetti applicati con la colla non è permanente, ma si secca, quindi poi si stacca, le ciglia si muovono, conviene non dormire mai a faccia spiaccicata col cuscino. Il trattamento è costato sui 110 euro, non vorrei ricordare male perché poi ho fatto anche le unghie nella stessa giornata, ho fatto tipo un pagamento unico, quindi non vorrei dirvi una cavolata, comunque dai 100 ai 110 questo trattamento 3D. Anche qui dipende da dove andate, non tutti hanno gli stessi prezzi. Unico consiglio che vi do, prima di andare in un posto come ho fatto io, guardate i lavori, guardate se vi piace l'effetto che hanno e i commenti delle persone, la durata, quanto le persone si sono trovate bene, perché è l'unica cosa importante, giustamente vedere il lavoro effettivo di questa persona che andate a pagare, perché non è che potete andare alla cieca, sono comunque soldini e anche tanti, quindi vi consiglio personalmente di guardare prima i lavori, come lavora questa persona, dove è andata a fare il trattamento. Sono qui che ho ancora qualche ciuffetto, come vedete l'effetto è super naturale, anzi mi piace ancora di più. Consigliano di andare a fare il refill dopo 4 settimane, ma se non le volete più ovviamente potete non andare, cioè non è che siete obbligate a farle per sempre, voi le fate una volta e quando vi cadono poi tutti i ciuffetti vi cadono e sotto ci sono le vostre naturali. Non andando più a toccarmele, mi sono proprio cresciuti i peletti finali, sono molto molto contenta di questo, anche perché adesso avrò un effetto ancora più figo quando andrò a fare il refill, perché lei ha dovuto andarmi a riempire la parte finale con gli ultimi ciuffetti che c'erano, perché come vi dicevo non le applica sulla pelle ma le applica sul pelo, quindi se poi da qua in poi non avete più il pelo, lei non può applicarvele sulla pelle. So di tante persone che mi hanno consigliato di non farle per lungo tempo perché indebolisci il pelo, queste cose ancora non le so, non vi so dire, però
ve le saprò dire ovviamente più avanti. Non credo di farle a vita, credo che farò questo refill e poi basta, proprio perché il mio, a parte che mi manca proprio truccarmi pesante, però il mio era solo un fattore di far crescere, come vi ho detto, la parte finale. Spero di essere stata super esaustiva. Se così non fosse, fatemelo sapere nei commenti se ci sono altre domande, se volete un altro video a riguardo. Ho detto tutto, sono contenta, ce l'ho fatta. Io vi mando un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!